Buongiorno a tutti, mi unisco alla catena di presentazioni che è stata fatta dai monaci del mio Sangha, presentando a mia volta il libro che sto finendo di leggere in questi giorni, che è Il Canto dello Zen di Shoaku Okumura. È un testo molto conosciuto, così come è conosciuto il suo autore, che è uno dei maggiori divulgatori dell'insegnamento di Dogen in questi ultimi anni. Il testo è interessante perché analizza il significato, traducendo parola per parola ogni ideogramma e dando il senso in maniera molto semplice e scorrevole di tutti i sutra e i testi che vengono usati nelle cerimonie che vengono condotte ogni giorno nei monasteri. Si può trovare la traduzione e l'interpretazione dell'autore del Sutra del Cuore, del Sandokai e dei Sutra della Cerimonia dei Pasti. L'autore non solo spiega i contenuti in maniera semplice e scorrevole, ma a volte inserisce anche qualche aneddoto di tipo personale per spiegare meglio i significati delle parti affrontate nel testo. Ve ne leggo alcuni. Questo è particolarmente calzante per il periodo che stiamo vivendo. L'oscurità, o ri, si sta parlando del Sandokai, è l'aspetto universale della nostra vita. La luce, Ji, è l'aspetto individuale e indipendente della nostra vita. Al buio i colori sono indistinguibili, alla luce tutto diventa chiaro. Possiamo distinguere tra rosso e blu, nord e sud, erba e acqua. Dovremmo vedere la nostra vita e il mondo da entrambe le prospettive, luce e oscurità. Differenziazione e non differenziazione. Di solito vediamo noi stessi come individui, distinti da altre persone. Io dico, questo sono io e questo è il mio parere. Io amo questo, io odio quello. Se qualcun altro ha un parere diverso, possiamo sentirci arrabbiati o tristi. Molti conflitti e problemi derivano da queste differenze individuali. Eppure, quando vediamo la totalità e l'universalità, realizziamo che stiamo vivendo tutti la stessa vita, sostenuti da tutti gli esseri. Realizziamo che senza gli altri non possiamo vivere. Quando lo vediamo chiaramente e profondamente, molti problemi scompaiono naturalmente. Questo invece è un esempio di un aneddoto di tipo personale. Il modo in cui ho praticato prima dei miei 30 anni non serviva davvero a niente. Stavo praticando nel samsara, non nel nirvana. Ero capace di continuare a praticare, ma se mi fossi fermato e avessi iniziato a fare qualcos'altro, avrei creato un altro samsara. Così provai a smettere proprio tutto. Iniziai a praticare il takkwatsu per sopravvivere. Vissi con $300 al mese, appena sufficiente di nutrirmi. Smisi di fare tutto, smisi anche la pratica basata sul desiderio, sulle mie idee di ciò che la pratica dovrebbe essere. Praticai tanto quanto la mia situazione fisica e finanziaria lo consentiva. Scoprii di non avere bisogno di competere con altre persone o con me stesso, di non avere bisogno di competere con colui che ero o con lui che pensavo di essere. Dovevo accettare la realtà di un corpo a pezzi in una situazione molto difficile. Quando lo feci, scoprì che non c'era niente da cercare, niente da cui fuggire. Non ebbi più bisogno di sedere in zazen per 14 sedute al giorno per 5 giorni. Semplicemente dovevo trovare il mio assetto nel momento presente. Grazie per l'attenzione e buona pratica.